quindi Carlo Carraro, Fabrizio Longo, Luca Dini, Norbert Niederkofler, tra virgolette padrone di a casa, scusa, e Massimo Lo Bosco, appunto, vedi la deformazione, diciamo, professionale. Quindi ci siamo tutti? Settori, diciamo, dei più diversi, diciamo, e disparati, perché partiamo, diciamo, tra virgolette, quindi con Carlo Carraro, da presidente emerito di Ca' Foscari, quindi mondo dell'università, ma magari poco sanno, uno dei più grandi esperti di cambiamenti climatici e numero due di H-Farm, quindi il più grande incubatore italiano, diciamo, sul digitale che c'è a Roncade assieme a Donadon. Poi posso dire quasi padrone di casa, quindi Massimo Lo Bosco Audi, che è anche sponsor, diciamo, di questa, diciamo, iniziativa della direzione Audi. Poi Luca Dini, cosa dire, uno storyteller, insomma, un esperto, diciamo, di comunicazione, quindi di Condé Nast. E poi un altro maestro che è Norbert Niederkofler, con cui parleremo di tecnologia, diciamo, e cibo. E Domenico, hai già esaurito il suo compito, tra virgolette, perché con il video che ci ha fatto vedere si è già bruciato il tempo. Io semmai ti farò una domanda dopo, ma diciamo su come poi si realizza questo lavoro, perché è bello vederlo. Le tendenze sono 10, immaginate il lavoro che c'è sotto per arrivare a questo tipo di risultato. Allora, un po' di regole del gioco prima di partire. Allora, il tempo, come si dice sempre, è poco, quindi io farò, diciamo, diverse tornate, indicativamente 3, due serie e una semiseria, perché è l'ultima anche per il nostro pubblico, magari più, diciamo, provocata con qualche video, diciamo, di provocazione, diciamo, su qualche domanda, diciamo, particolare. E quindi vi farò domande veloci e risposte veloci. Volevo preferire farne di più, diciamo, magari anche di quelle che abbiamo detto, quindi pochissimi minuti, diciamo, di risposta. Allora, io partirei subito col mondo dell'energia e quindi, diciamo, con Carlo. E parlavamo tempo fa di quanto tanti anni fa in Italia si era stati preveggenti su essere sensibili al futuro del mondo, per chi se lo ricorda, col movimento, diciamo, del club di Roma del dottor Peccei, no, degli anni 70, in cui poi magari direi tu un piccolo commento, ma insomma è stato un gruppo di scienziati che insieme a quelli del MIT di Boston si sono messi ad studiare cosa sarebbe stato, diciamo, nel futuro dal punto di vista, diciamo, dell'energia. Ma indipendentemente da questo, la domanda, cominciamo ad andare tecnica, su cui poi, diciamo, volevo farti, intanto era una piccola provocazione su energia e spazio. Allora, questa apparente contraddizione, sono andato a vedermi i dati. Allora, se noi prendiamo una centrale a combustibile fossile che produce da 2.000 a 13.000 watt su metro quadro, tanto per dare un'idea, e scendiamo, arriviamo alle biomasse che produce 0,5 watt su metro quadro. Il solare produce da 10 a 60 watt su metro quadrato, l'eolico 3 watt su metro quadrato. E quindi la domanda era provocatoria: parliamo tanto di energie sostenibili e fra il resto in Italia, come mi dicevi tu ieri sera, abbiamo raggiunto un risultato a livello europeo molto soddisfacente, perché siamo perfettamente in riga con quello che dovremmo essere, mi dicevi, assieme alla Germania, e però questa contraddizione degli spazi, cioè più rinnovabile ho, più ho bisogno di superfici. Ecco, un tuo commento su questo paradosso. Intanto grazie a tutti, grazie per avermi invitato fin qui in questo bellissimo posto e ascoltare delle cose molto interessanti. Sul tema dell'energia si potrebbe dire tantissimo e qualcosa è stato già introdotto nel video. Il tema dello spazio è apparentemente un paradosso, perché per quanto riguarda le rinnovabili lo spazio potremmo trovarlo abbastanza facilmente, ed esisteva un grande progetto poi abortito con la rivoluzione araba che si chiamava Desert Tech, coordinato da Siemens, che aveva previsto di costruire nel deserto del Sahara una centrale a solare a concentrazione che sarebbe da sola stata sufficiente per fornire tutta l'energia elettrica di cui aveva bisogno l'Europa. C'erano un po' problemi di trasporto dell'energia, problemi di sicurezza, di controllo, ovviamente era un progetto futuristico che però aveva già attirato dei capitali interessanti e aveva già preso piede. Basterebbe quello per come consumo di spazio, che oggi non è per niente utilizzato, per risolvere il fabbisogno energetico di tutta l'Europa. Fabbisogno energetico che oggi è essenzialmente assorbito da combustibili fossili, ma le cose stanno cambiando anche nello scenario che abbiamo visto sul shale gas e sul shale oil, che è pure un'altra
fonte che sembrava interessante. In realtà sono fuori mercato e stanno andando fuori mercato e non hanno futuro, perché il prezzo con cui oggi si possono comprare le rinnovabili è diventato competitivo, anche più che competitivo. L'ordine di grandezza con cui si acquista un kilowattore di energia fossile di 6 cents, oggi le rinnovabili, le ultime aste sono state vendute a 4,5, quindi addirittura a prezzi inferiori. Ma in Europa comunque, con la piccola carbon tax che abbiamo, sono già competitive. Negli Stati Uniti lo saranno tra 3-4 anni, lo sono in California, non lo sono ancora da qualche altra parte. Per cui la strada è quella di una fortissima elettrificazione. Quando raccontavi lo scenario al 2050, non dovremmo avere più di 2 gradi al 2100, al 2050 dovremmo quasi azzerare le emissioni. Beh, l'unico modo per farlo è elettrificare e decarbonizzare, quindi tutti i processi devono essere di consumo e di produzione, devono diventare elettrici, e questa elettricità deve essere prodotta con le rinnovabili. Questo è lo scenario, e da lì non se ne esce, perché altrimenti le conseguenze a livello ambientale, magari poi ne parliamo, potrebbero essere importanti, ma soprattutto a livello economico, è la dimensione economica che guida il cambiamento, non quella ambientale. Ecco, una curiosità, mi sono visto un po' i numeri su quello che era un po' quello che si può essere riequilibrare, diciamo, l'energia primaria fornita per persona a livello mondiale. Guardando i dati ho visto che l'America, per esempio, produce 7,8 tonnellate equivalenti di petrolio pro capite per persona. La media mondo, attenzione, 1,83, l'Africa è sotto l'unità e l'Italia 3. Ecco, questi squilibri tu come li vedi? Questo è un altro tema importante, perché prima abbiamo parlato della quantità complessiva. Sì. Rispetto a quello che si diceva durante gli anni 70, appunto, le previsioni del Club di Roma, che prevedeva che i consumi di energia sarebbero aumentati tantissimo, che non avremmo più avuto energia, avremmo avuto il picco nella disponibilità di petrolio e così via. Beh, queste previsioni non si sono avverate e non si avvereranno. Non abbiamo mai avuto così tanta energia fossile, talmente tanta che non potremo usarla tutta, smetteremo di usarla, ma non perché non basta, smetteremo di usarla perché avremo altre fonti di energia molto più convenienti di quella fossile. Però il problema non è la quantità, è la sua distribuzione. Oggi circa 1 miliardo di persone non ha alcun accesso all'energia. Yeah. E quindi inevitabilmente dobbiamo portare energia a quelle popolazioni. Circa 3 miliardi hanno un accesso all'energia assolutamente insufficiente e primitivo. Anche lì dobbiamo portare fonti energetiche adeguate a far crescere quelle popolazioni, perché la crescita di quei paesi significa crescita per tutti, significa minori migrazioni, minori conflitti, minori malattie. Quindi c'è un interesse collettivo a far crescere tutti, ma dobbiamo farlo in modo diverso, e quindi portando in quei paesi soluzioni tecnologiche diverse da quelle che abbiamo usato noi. Non è complicato, l'abbiamo fatto con le telecomunicazioni, lo possiamo fare tranquillamente anche con l'energia. Grazie, soprattutto anche per la, diciamo, velocità delle risposte. Adesso mi volevo rivolgere a te, Massimo. So che diciamo, ti era piaciuto il mio riferimento a Leonardo da Vinci, no? Diciamo, sì, tempo fa. E uno, diciamo, delle io uso molto le metafore del modo di lavorare di Leonardo da Vinci e di altri personaggi per spiegare l'innovazione. Vabbè, non ho detto chi sono, Alessandro Garofalo, mi occupo di innovazione, il mio lavoro è fare prodotti, quindi che siano ruota dello scarabeo, macchine della Technogym, insomma, questo il mio lavoro è fare, diciamo, prototipi, diciamo, di prodotti. Allora, tornando a te, dicevo, Leonardo, proprio dal punto di vista dell'energia, aveva proprio una, diciamo, una caratteristica, una grande attenzione proprio a un modo parsimonioso e quasi centellinato di utilizzarle, proprio il discorso delle priorità. Lui non diceva, come diciamo noi oggi, il time management, la gestione del tempo, lui lavorava sulla gestione delle proprie energie, quindi cosa posso impegnare di meno della mia energia, e questo poi è una riflessione con cui più tardi vorrei parlare con te, Norbert, quindi il togliere, no, che è importante, quindi il sottrarre. Quindi tornando a noi, Leonardo, quindi come posso, diciamo, concentrare? E lui addirittura arriva in una fase, diciamo, delle sue scritture di descrivere il rumore dell'energia delle idee che gli arrivano al cervello, che è molto interessante. Lui descrive in un modo quasi da pelle d'oca come questa onda gli arriva dalle gambe, dai piedi, quindi attraversando diciamo, i nervi e il sistema venoso, gli arriva fino al cervello, di solito verso le 4 di mattina, introducendo in un modo magico il
termine della sensazione. E qui quindi chiedo al nostro regista di avvicinarsi, perché tra poco dobbiamo fare un cambio tecnologico, diciamo, di video. Quindi Leonardo introduce questo termine della sensazione, lui chiama i cinque sensi i ministri dell'anima, no? Quindi questa quasi divinatoria capacità morale della multisensorialità. Perché voglio arrivare a questo giro lungo di Leonardo? Perché, per esempio, ho riflettuto tempo fa, non ci avevo mai pensato, che Audi nasce da ascolto. Cioè, per me erano i cerchi, non è che mi andavo a pensare questa cosa. Quindi spesso sulle cose più ovvie non ci rifletti, non ci avevo riflettuto. E quindi grande capacità di ascolto. E credo, poi farai un commento, che anche il modo in cui volete presentarvi sia multisensoriale, o sbaglio? Decisamente sì, innanzitutto grazie di essere qui, ringrazio Norbert e Paolo per averci portato in un posto davvero straordinario. Parliamo di energia, ed è un posto che comunica energia come veramente pochi, tranne qualche eccezione nel nord Italia che conosciamo. Veramente un posto straordinario. Complimenti peraltro per il format multidisciplinare, piuttosto stucchevole ma interessante, perché è una modalità, un'architettura di comunicazione abbastanza inconsueta ma interessante. Ma allora, sull'ascolto un piccolo cenno, perché probabilmente non tutti sanno da dove Audi deriva. Deriva dal fondatore, che si chiama Ork, che in tedesco significa appunto ascoltare, e su suggerimento del figlio è venuto il momento di dare un nome al brand, gli venne appunto proposto di tradurlo in latino, e da qui appunto il nome Audi. Audi, che significa appunto, questo invito all'ascolto, ascoltare significa aprirsi, accettare, quindi evolversi e dunque innovare. Quindi chi si rinchiude è perduto, e ad aprirsi alla contaminazione e alla scoperta, alla ricerca, è quello che appunto consente di fare i passi che la storia ricorda di più. Andando sulla percezione, diciamo che l'auto ha fatto dei progressi importanti dalla sua introduzione. Ha cambiato la maniera in cui viene percepito attraverso l'auto il mondo. Di fatto nasce per giocare con lo spazio e il tempo, no? Per arrivare da A a B e modificare il tempo. Ecco, in tutto questo, quindi nell'esigenza di mobilità, si è andato a inserire, grazie all'innovazione tecnologica, altre dimensioni. Basti pensare appunto all'infotainment, quindi la possibilità di viaggiare e viaggiare nell'informazione, nella comunicazione, quindi tutti i sistemi utili a comunicare verso l'esterno. Dall'altra parte, in termini di percezione, la possibilità di aumentare la percezione dell'esterno grazie ai sistemi di assistenza, che ti consentono di vedere lì dove i sensi non riescono a percepire. Allora mi viene un po', non nascondo ovviamente qualcosa, ce la siamo già detta prima, per cui qualche idea me l'ero già fatta su come affrontare il discorso. Mi riviene una citazione di Andersen, che probabilmente molti altri conosceranno come uno dei più grandi scrittori di favole danesi, e lui all'avvento del treno parlava di un mezzo dove l'anima ti rinsegue, l'anima non riesce a starti dietro, era abituata alle carrozze, per cui questa grande innovazione la definiva così, come un distacco dell'anima. Allora, l'evoluzione ci porterà verso una nuova dimensione della percezione dell'esterno, ma anche del nostro mondo, la possibilità di andare su appunto sistemi di guida pilotata e nel lungo periodo di guida autonoma ci consentirà di ritrovarci probabilmente a bordo, forse di ritrovare quell'anima che ci rincorreva sul treno. Quindi noi la chiamiamo la 25esima ora, no? Restituiremo ai nostri clienti quel tempo perduto nel traffico o in altre operazioni molto noiose, che sono quelle dell'avanzamento incolonnati nelle grandi metropoli, che possiamo dedicare ovviamente a noi stessi, ad informarci e a comunicare. Su questo peraltro
Audi è andata avanti, ha iniziato diciamo congiuntamente con altri players, sarà però la prima ad introdurre un grande balzo tecnologico. Già quest'anno, parliamo proprio dell'11 luglio, andremo a presentare la prima vettura di classe 3, cioè di guida autonoma di classe 3, quindi sarà una vettura in grado di procedere autonomamente entro i 60 km orari in determinati contesti ove le leggi consentono ovviamente questo tipo di applicazione. Ecco, immaginiamo da lì in poi, quindi dalla classe 3, che consentirà quindi di procedere in zone ad alta densità di traffico e quindi dedicarsi ad altro, immaginiamo da lì fino alla guida autonoma quali spazi ci si potrà riappropriare, e quindi chissà, appunto, l'anima forse ci rientrerà nel corpo. A proposito, ascoltiamolo ora quello che hai detto tu in contributo musicale, quindi chiedo alla regia se ci può mandare il piccolo video, che proprio credo addirittura meno di un minuto, ma le sue sonorità sono fantastiche. Girare nelle strade di Salina appunto in questi giorni è la Q7 e-tron, è un nostro laboratorio viaggiante e rappresenta attualmente la punta di diamante in termini di mobilità sostenibile. E poi anche mentre ascoltavo quelle sciabolate mi sentivo drizzare anche i peli delle braccia, dico qua mi sta tagliando qualcosa, nel senso che c'è anche neuromarketing, no, dentro, no? Questa musicalità è studiata in un modo molto 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 raffinato, quindi c'è ottima multisensualità. Ancora un'altra domanda sui ritmi delle città. Io ricordo un fanatico di questo tema che era Domenico De Masi, no? Il sociologo, e che in una conferenza parlava proprio di come una città si sveglia, no? La mattina, quelli che si occupano di fare il pane, poi i tassisti, i trasportatori, i genitori che portano i figli a scuola. Cioè c'è una serie di ritmi, diciamo, che fanno sì che la città non sia smart ma sia un po' scema, tra virgolette, nel senso che non sono coordinati, no? E quindi creano quegli intasamenti che dicevi tu. Ecco, un vostro parere su questo futuro di come potrebbe essere o su cosa state lavorando. Mi ricordo anche come SEAT o società del gruppo fate degli investimenti su queste cose. Decisamente sì. Dunque, allora, c'è da dire che come la sovrastruttura economica influenza la struttura sociale, così sicuramente la struttura urbanistica, l'architettura urbanistica influenza poi i ritmi del traffico. Immaginando un futuro connesso, condiviso ed elettrico, sicuramente la mobilità urbana cambierà radicalmente. Siamo ovviamente ottimisti, pensiamo che questo processo, che appunto è ineluttabile, voglio dire incontrovertibile, approderà verso una maggiore sostenibilità della mobilità urbana. Immaginiamo un flusso un po' come Meyer, che è uno dei vincitori di un Future Initiative Award, che è un'iniziativa che noi dal 2010 sviluppiamo con architetti, sociologi, urbanisti per raccogliere idee ed immaginare il futuro della mobilità. Ecco, un po' come declinava lui, probabilmente parleremo di un flusso continuo. Le macchine saranno appunto autonome, saranno per la maggior parte condivise. E probabilmente non saranno neanche necessari parcheggi, visto che appunto le vetture andranno a soddisfare più esigenze, quindi non a trasferirsi da un punto A B, quindi raggiungere tradizionalmente il posto di lavoro e rimanere lì inutilizzate durante le 8 ore, 10, ahimè 12 nella maggior parte dei casi dei presenti, senza appunto essere utilizzate ed occupando spazio, per cui quegli spazi saranno probabilmente restituiti alla collettività.
e il flusso all'interno delle metropoli sarà più ordinato perché gestito grazie alla comunicazione che noi definiamo car to X o car to car, cioè la comunicazione tra macchina e macchina e macchina infrastruttura, che consentirà quindi di semplificare il processo di mobilità. Grazie. Allora, la prossima riflessione la volevo fare con Luca. Allora, l'energia e il tuo mondo magari apparentemente ha poco a che fare, invece sì, mi vengono in mente per esempio tutte le problematiche legate ai falsi allarmi, cioè quando si propaga viralmente o no notizie, c'è anche un libro che si chiama Falsi Allarmi, notizie diciamo più o meno corrette, diciamo strampalate, quanta energia poi richiedono per rimettere tra virgolette le cose a posto. Uno che fa il lavoro diciamo come te, come vede dall'alto questo tema del falso allarme, della notizia falsa? Allora, intanto anch'io ringrazio chi mi ha portato qui e ringrazio Salina, che è un posto spettacolare. È una responsabilità enorme quella del, tu parlavi di storytelling, cioè raccontare il mondo che cambia e il futuro in modo da non generare falsi allarmi, da non fare danni. È una responsabilità enorme. Qui parliamo di sostenibilità, non c'è sostenibilità senza responsabilità. Io avevo un maestro di giornalismo che ci diceva: ricordate ragazzi che girate il mondo con una toga invisibile, che voleva dire non devi mai dimenticarti del tuo ruolo, che le parole che scrivi o le parole che dici hanno un impatto. Cioè se io insinuo dei dubbi sull'efficacia dei vaccini, che cosa succede? Se io insinuo dei dubbi sulla realtà del riscaldamento globale, che cosa succede? Per dire, lì la divulgazione ha svolto un ruolo fondamentale sulla consapevolezza del riscaldamento globale. Io ricordo ancora una ventina di anni fa, ma anche meno, negli Stati Uniti la maggior parte delle persone era totalmente scettica rispetto a questa realtà. Oggi onestamente, nonostante i proclami della politica, anche a destra, anche tra i repubblicani, lo scetticismo è molto ridotto, quindi c'è una responsabilità enorme. Io qui parliamo anche di impatto ambientale, io credo molto anche all'impatto ambientale dell'informazione. Qualche anno fa ero qui vicino a Panarea, sono andato a fare una passeggiata, la passeggiata per Cala Junco, e ho visto queste bottiglie di plastica, pensavo, ma pensate a qualcuno che le lascia lì e non si rende conto che rimarranno lì, non è che vengono cancellate. E quindi un po' le ho prese, quel che potevo le ho portate via. Secondo me l'informazione deve svolgere lo stesso ruolo, cioè lasciare il posto dove arrivi con ogni notizia, con ogni informazione, un po' più pulito e migliore di come l'hai trovato. Insomma, è una questione di responsabilità, ribadisco. E in questo senso le fake news, soprattutto quando generano allarmismi o quando si fanno gran cassa del populismo pericoloso, sono una cosa spaventosa che la nostra categoria dovrebbe, da cui la nostra categoria dovrebbe stare molto alla larga, e purtroppo non sempre lo fa. Chiedo alla regia se mi dà il mio computer, dovrei avere, qua bisogna sempre dire dove dovrei con la legge, ecco un piccolo, non è uno spezzone, poi farò diciamo un fermo immagine, andiamo a trovarlo qua, parlavamo di Baricco. Allora, ma a me interessano più i contenuti, diciamo, che la parola, quindi andiamo un attimo. Una lavatrice che riesce a lavare in pochi secondi senza far rumore, questo è un fatto, e questo è un valore materiale, ok? Di solito la spiegate razionalmente, prima ci mettevate 30 minuti, adesso ci mettete solo 2 minuti. Di solito è abbastanza impersonale, la scienza ha prodotto questa... Se dovete venderla a qualcuno cercate di convincerlo, ma scusi, lei sta 2 ore a farsi lavare le camicie quando io posso farlo in 3 minuti. E si riferisce a un sapere, noi siamo in grado di fare questa lavatrice. Se tu sposti dall'altra parte, dove c'è piuttosto il magnete dello storytelling, tutto cambia. Il valore è piuttosto immateriale. Per me il modello sono quelli che al mercato vendono le cose, no? Che prendono il peperone, attenzione. Questo non è convincere uno, cioè non c'è niente se non il suo. Questo è storytelling purissimo, neanche una parola. Però.
Ecco, quindi volevo fermarmi qua. Ecco, poi c'è tutta la storia di questo, diciamo, peperone. Ho messo peperone perché sto diventando agricoltore, quindi coltivo peperoni, allora questa citazione, diciamo, mi interessava. Invece la domanda che volevo farti era questa. Allora, a me piace molto questa definizione e sfila i fatti, diciamo, dalla realtà, ciò che resta è lo storytelling. E qui vuol dire molto, ma ti chiedo, il lato sinistro vuol dire l'informazione legata al materiale, come leggiamo insieme, all'aspetto razionale, l'aspetto impersonale, l'aspetto convincente, il sapere, le istruzioni che si stava dando sulla lavastoviglie. L'aspetto destro è un'altra cosa ed è il tuo mondo. E quindi la domanda era, nella divulgazione scientifica, andiamo noi, ecco poi il commento ad Al Gore per esempio, no? Al Gore, piaccia o no, aveva fatto un libro e un film, di cui chiederò poi il parere anche, diciamo, a te, su, Mario, sul fatto del... scusa Carlo, ovviamente Mario Carraro della Carraro, ovviamente, quindi un po' di, diciamo, lapsus, e diciamo che ha avuto successo nella divulgazione scientifica. Quindi mentre lo storytelling è immateriale, no? È irrazionale, vediamo questa lezione magistrale di Baricco, è soggettivo, è emozionante, deve far immaginare. Quindi la domanda voleva dire, ma per convincere gente normale a avere atteggiamenti consoni con la sostenibilità, qual è il tuo suggerimento? Ma ribadisco, è una questione di responsabilità, cioè si parla sempre di RAI come servizio pubblico, per me il servizio pubblico lo facciamo tutti, chiunque fa servizio pubblico, cioè se uno parte dalla consapevolezza dell'impatto che la tua comunicazione ha, puoi sbagliare ma molto più difficilmente, cioè è fondamentale ricordare appunto che se tu insegni a non sprecare, se tu racconti che le risorse ittiche o che un certo tipo di specie sta scomparendo, c'è qualcuno, c'è un seme che viene piantato piano piano ma funziona. Io non sono d'accordo con gli allarmismi che ho sentito, cioè poi in realtà sono stati riportati male, questi giorni c'era Evan Williams di Twitter che ha pronunciato quella famosa frase di Internet is broken, cioè Internet ha sputtanato il mondo, doveva migliorarlo, pensavo di sì, invece no. Io credo che anche nella comunicazione, parlando di energia, di nuova energia, diciamo che noi siamo invasi da un nuovo tipo di energia comunicativa, molto più veloce, per ora un po' superficiale, ma non è detta l'ultima parola, si può ancora lavorare sulla responsabilizzazione e sull'invito al dialogo. Quindi secondo me in realtà gli strumenti non sono cambiati, sono sempre gli stessi, appunto, la responsabilità e la voglia di convincere gli altri. Io credo che alla lunga il dialogo e la comunicazione vincono sull'allarmismo. Tutte le volte che faccio questi discorsi mi dicono sei buonista. Io rispondo sempre grazie, cioè meglio buonista che cattivista. Quindi grazie. E un parere tuo veloce su Al Gore, sul film? No, non tanto su Al Gore quanto su questa cosa della comunicazione, perché volevo darvi un paio di informazioni. Settimana scorsa è venuto un mio amico che si chiama Cody Claro, si insegna a Stanford e si occupa di neuroscienze. Hanno fatto una serie di esperimenti sugli studenti ai quali erano stati fatti vedere dei video in realtà virtuale su temi ambientali. E questi sono ovviamente molto più coinvolgenti che non i video, tanto peggio i libri con cui si studia a scuola oggi. Anni dopo, ripresi 2 anni dopo, o anzi in periodo di tempo ogni 6 mesi controllato il campione rispetto al campione che non aveva visto i video, la sensibilità a questioni ambientali, il modo con cui questi reagivano a domande oppure a situazioni in cui la sostenibilità era il tema a cui dovevano prestare attenzione, per questi c'era un'attenzione molto superiore rispetto a quelli che non avevano visto questi filmati o che non hanno vissuto questa esperienza di realtà virtuale. Questo per dire che se la scuola cambiasse modo di insegnare e invece di noiosissimi libri utilizzassimo gli strumenti che oggi vengono messi a disposizione dalle nuove tecnologie, cambierebbe anche il modo con cui ci avviciniamo a grandi questioni sociali come quelle della sostenibilità, tante altre, non solo quella. Ma abbiamo dei risultati concreti dal punto di vista delle neuroscienze di come questo modo diverso di ricevere l'informazione impatta poi sui comportamenti. L'altra notizia riguarda il fatto che il Ministero dell'Istruzione italiano, per la prima volta dopo 80 anni, sta considerando l'introduzione di una nuova materia nelle scuole.
La nuova materia nelle scuole sarà l'educazione alla sostenibilità in sostituzione di una cosa vecchia che era stata poi abolita, che si chiamava educazione civica. Adesso probabilmente avremo una cosa nuova che si chiama educazione alla sostenibilità, se fatta bene, quindi se fatta non a, di nuovo in modo noioso come spesso tutto viene insegnato nella scuola italiana, l'impatto potrà essere molto positivo. Ecco, a proposito di questo, una notizia che magari avrete già visto sulla stampa o in rete, ne parlavamo ieri sera, dal 22 maggio al 7 giugno il Festival dello Sviluppo Sostenibile, no? In cui si enunciano i 17 obiettivi per cambiare il pianeta. Diciamo, li ho letti tutti e direi che sul 50% CARES c'è sopra, su tutti quanti. E quindi è molto interessante, è un'iniziativa che riguarda, diciamo, molte università italiane, sponsorizzata dal Ministero dell'Istruzione e dell'Ambiente. Quello anche di più, perché lì sono 160 eventi e tutti partono dal basso. Tra l'altro, infatti, questo evento avrebbe potuto anche inserirsi nella settimana della sostenibilità che è stata organizzata appunto a partire da oggi. Ma l'idea è che tutto nasce dal basso, il Ministero ha messo il suo patrocinio, ma in realtà sono associazioni, sono scuole, sono cittadini che hanno organizzato, certo, iniziative, sono chef che hanno organizzato iniziative per portare attenzione su questi argomenti. Ecco, sulle iniziative dal basso, si chiama Reverse Innovation, vedremo un piccolo video, diciamo, tra un po' però, e ora devo arrivare al maestro Norbert, ho bisogno, diciamo, di avvicinarlo molto a Leonardo, perché anche se tu non lo sai, ti leggo dei brani, diciamo, di un libro, il buon Leonardo da Vinci ha provato a fare anche il tuo mestiere, non con buonissimi risultati, però ti leggo. Non è un mistero che Leonardo da Vinci avesse anche la cucina tra i suoi poliedrici interessi. Quando è a Firenze nel 1473 a imparare il mestiere nella bottega di Andrea del Verrocchio, per arrotondare i miseri introiti da stagista fa quello che hanno sempre fatto gli studenti di mezzo mondo, il cameriere. Quindi la sera va a lavorare nella taverna delle Tre Lumache, vicino a Pontevecchio. Ma dopo che i cuochi muoiono misteriosamente avvelenati, aperta parentesi, un cliente insoddisfatto, chiusa parentesi, Leonardo si ritrova promosso di colpo sul campo a capocuoco. Ma anche in quella posizione ci mette, diciamo, la faccio breve, la sua originalità, riduce le porzioni e dispone le pietanze nel piatto anche con un occhio all'estetica, inventando un po' il concetto del finger food, cioè proprio per un discorso di riduzione dei costi, quindi riduce anche il tempo, diciamo, di erogazione. Un'altra informazione e poi vado alla domanda. E sai che Leonardo si è messo insieme addirittura Sandro Botticelli per rilevare un altro ristorante, quindi Botticelli gli fece il brand e quindi l'insegna, quindi pensa, diciamo, che valore, e Leonardo si occupò della cucina. Fuori della porta pendono due insegne, una dipinta da Sandro e l'altra da Leonardo. Non conosciamo i meriti gastronomici di Botticelli, oltre a quello di aver dipinto, come scritto nel libro, la capasanta più famosa della storia, ai piedi della sua Venere, ma di sicuro neanche questa impresa ha successo, perché dopo un po' chiude e rimane una traccia di un menù che sarebbe interessante da recuperare di Leonardo da Vinci nell'università di Glasgow. Sopravvive un menù della ditta Leonardo, diciamo, da Vinci e Sandro Botticelli. E fra resto, analizzando i suoi disegni, ho trovato una macchina anticipatrice della macchina per la lavorazione della pasta, tanto per dirti il personaggio. Quindi devo trovare la connessione, insomma, tra Leonardo e il tuo mondo e tra Leonardo e te, ma torniamo a noi. Qual è la domanda? La prima che ti avevo già accennato, quanto nel tuo mestiere la sottrazione aiuta? Quindi il togliere nella creatività e quindi l'energia che tu metti nel creare cose nuove e nell'innovare, ecco, come, diciamo, come la sperimenti? Togliere è meglio? Less is more? È più difficile. Esatto. È molto più difficile, perché io, a me piace fare spesso un cosa dal design alla cucina, cioè di paragonare il design con la cucina. Questo è una cosa molto bella, perché penso che in tutti i mestieri il togliere è molto più difficile, perché il togliere lì devi fare molta più ricerca, devi andare molto più sul nocciolo, praticamente devi andare sulla, noi nel caso nostro, sulla materia prima. Poi ovviamente oggi nella nostra cucina si è aggiunto un valore molto molto rispettivo, un approccio molto rispettivo della cucina giapponese, che è molto importante per me, perché lì veramente ti rendi conto che tu oggi parti dalla materia prima, lavori con dei produttori della materia prima, cioè ogni materia ha praticamente un viso, una faccia,
che è molto interessante, e poi c'è una storia dietro e poi attorno a quello tu parti da lì e da lì tu poi usi tutte le tecnologie che ci sono, che oggi ne abbiamo tante, usiamo anche tantissime, però sempre in ottica di lasciare più naturale il prodotto, cioè lasciarlo più naturale e più lavorarlo più rispettoso. Però volevo dire una cosa, che sono molto molto contento che si è rivelato proprio un sogno, perché oggi capisco molto di più perché volevo sempre fare questo lavoro qua, perché lo volevo fare, perché per me il posto più bello a casa era la cucina, il posto caldo, c'era da mangiare e c'era un sacco di gente interessante attorno al tavolo, e questo qui lo trovo qui oggi, cioè sono un po' spiazzato perché sono proprio, arrivo da un mestiere un po' diverso, però questo qui è bello e ritengo che torniamo lì, forse lì, io sono un po' meno tecnologico, però dico, noi tocchiamo la pancia e quando attorno a un tavolo con un buon mangiare, con un buon bicchiere, arrivano delle ottime idee. E questo, per quello sono molto fiero di aver scelto questo lavoro qua, di aver fatto anche questa strada qua. Però come ho detto, cioè io avevo due strade che mi interessavano, una volta l'architettura e una volta la cucina. L'architettura poi l'ho lasciata perdere perché c'è mia sorella che è già architetto, così due in casa fanno danni, per quello poi io ho fatto la mia strada, però più avanti vai, quello che ha detto ieri Pino Cutaia, che quest'anno fa 50 anni, ha detto ogni anno riscopri il prodotto, cioè la materia prima, e lo vedi da un punto di vista diverso. Per quello è una strada che devi fare, quello lì arrivi, io sono arrivato a quello praticamente di togliere. Seconda riflessione, e ti ringrazio diciamo per la prima risposta. E ho analizzato un progetto al limite del tuo settore, però molto interessante, che ha messo insieme tre aziende di filiera, allora, di cui ne conoscevo diciamo solo una. Vado al sodo, per esempio un'azienda che produce fagioli, che è diciamo la Pedon, quindi ho visto questo caso perché è stato dato un premio al miglior packaging dell'anno del 2016, allora sono andato a incuriosirmi e mi ha interessato quello. Morale della favola, tre aziende dello stesso territorio, di distanza reciproca intorno ai 10 km, quindi diciamo nulla sostanzialmente, una la Pedon che produce fagioli, due la Luca Print che è una stamperia, insomma cartotecnica, e tre diciamo Favini che è produttrice diciamo di carta. E io avevo lavorato in Favini tantissimi anni fa per introdurre le prime carte a risparmio energetico fatte con le alghe di Venezia, quindi con un 30% diciamo di risparmio. Un altro tentativo poi è stato fatto col bergamotto, con le bucce diciamo degli agrumi diciamo calabresi. Quindi la domanda era, queste tre aziende si sono messe insieme e hanno diciamo per la prima volta e hanno realizzato un packaging con gli scarti del prodotto dell'altra azienda, perché la confezione diciamo della Pedon è fatta con tutti gli scarti dei fagioli che l'azienda cartotecnica e l'azienda poi cartacea hanno realizzato. Un po' di risultati per dare l'idea, chiaro che hanno vinto il primo premio internazionale dell'imballaggio, però è un esperimento interessante. Quindi poi quello che volevo chiederti è, nel tuo settore alimentare tra virgolette, quanto potrebbero essere interessanti filiere del genere? Ti do un po' di risultati. E diciamo la materia prima viaggia su rotaie in questo caso e non su gomma, riducendo le emissioni di CO2. Gli scarti di lavorazione sono rigenerati in una carta ad uso alimentare, perché non c'è neanche la plastica per contenere diciamo i fagioli, è il cartonato stesso che lo fa, perché ha avuto anche diciamo la certificazione specifica. Riduzione del 15% di cellulosa proveniente da alberi, dal 20% di gas effetto serra, utilizzo di un ulteriore 30% di carta di riciclo proveniente da raccolta di carta da macero e così via. Sviluppo di progetti umanitari in favore di sviluppo sostenibile. Quindi la domanda era, nel tuo mondo vedi una sensibilità dei produttori di materie prime che tu hai intorno a cominciare a lavorare in queste filiere corte, o è ancora presto, o invece ne hai già nelle tue? Ma innanzitutto quello che stiamo facendo noi, che circa 9 anni fa siamo partiti con un progetto che si chiama Cook the Mountain. Adesso non tutto il mondo deve fare Cook the Mountain, però noi l'abbiamo fatto perché siamo lì. Il lavoro all'inizio, sono tanti che hanno detto sì, ma sai, ma riduci un sacco la possibilità di creare delle cose nuove. È proprio l'incontrario, perché tu oggi riesci, devi essere molto molto più creativo, perché prima il concetto di fare una ricetta era di
pensare a un prodotto e poi prendere il telefono in mano e andare in giro per il mondo a cercare la materia prima migliore. Oggi è completamente all'incontrario, cioè tu oggi devi aspettare cosa la natura ti dà. In quel momento è lì la natura, come lavorando con dei produttori di verdura che lavorano tutti senza serre, per quello tu oggi se ti arrivano i pomodori non ti arriva un chilo oggi, un chilo domani, un chilo dopodomani, un chilo, ci arriva di colpo 40, 50, 100 chili. Per quello devi usare tutto quanto e questo è il primo punto, per quello tu devi cercare di sfruttare la materia prima al 100%. Questo è molto importante, così tu diventi molto creativo e molto, molto, molto innovativo anche, perché devi tornare a delle vecchie tradizioni, devi fare della lavorazione. Poi ovviamente il concetto che stiamo facendo anche, cerchiamo di ampliarlo sempre di più, cioè di tutti i menu vengono stampati su carta mela, cioè carta al 100% riciclata di mele, che in Alto Adige ne abbiamo abbastanza, perché tanto ogni terza mela che viene venduta in Europa arriva da lì, per quello, già lì, per quello si riescono a fare tantissime cose. Poi ovviamente l'inizio è sempre difficile, però mano a mano più vai avanti, adesso è quasi quasi all'incontrario, adesso vengono dei produttori, vengono dei ragazzi con delle idee che vengono da te e ti dicono guarda, potremmo fare anche questo, si potrebbe fare questo e si potrebbe fare questi passaggi qua. Per quello si deve cominciare, poi mano a mano si va avanti e si cresce. Poi la cosa molto molto importante è di, come ho detto prima, di usare tutto al 100%. Cioè per me il mio sogno sarebbe di tirare via i bidoni di umido dalla cucina, cioè praticamente di usare tutto quanto, di non creare nessun spreco. Ci sono dei progetti bellissimi in giro per il mondo dove vengono lasciati via le bottiglie, tutto viene lavorato con l'inox, cioè praticamente tutta la fornitura viene fatta in inox, non viene fatto più con bottiglie, per quello togli questo. Oggi noi avevamo lavorato tantissimo con sottovuoto, stiamo tirando via più sottovuoto possibile perché abbiamo un problema con la plastica e non ci sono dei prodotti che sono degradabili, nel senso che li possiamo utilizzare in queste cotture qua. Per quello anche lì si lascia via queste cotture qua, si va su altre cotture, per quello si possono fare tantissime cose, basta aprire gli occhi e poi ovviamente basta guardarsi in giro, soprattutto anche nell'industria, e vedi delle cose. Grazie. Allora faccio una domanda a Domenico, brevissima però, perché tu hai già esaurito il tuo tempo, ma magari c'è anche qualche curiosità che dopo i giornalisti potranno cogliere. E tu lavori su 10 scenari, ok, ma fare questo lavoro cosa implica a livello pratico? Cioè la domanda è: cosa c'è sotto un'indagine di questo tipo? Come si fa? Una battuta per spiegarcelo. Allora, noi lavoriamo nell'ambito delle ricerche cosiddette di secondo livello, quindi questa è una ricerca di ricerche, e selezioniamo, raccogliamo ormai diciamo sul pianeta le migliori ricerche che riguardano gli argomenti di cui parliamo, che possono andare quindi dall'ambiente alla spiritualità, i nuovi linguaggi, le paure, forme di socialità emergenti, eccetera. E selezioniamo quindi una grande quantità di immaginario e all'interno ci sono delle tecniche ormai molto consolidate, la conjoint analysis ad esempio una di queste, troviamo dei filoni più promettenti e che sembrano più indicativi di fenomeni che si stanno sviluppando. Ok, questa è la cosa. Rispetto a solo pochi anni fa il processo si è rivoluzionato, perché pensa che fino al 2008 circa eravamo noi a viaggiare, partivamo, alcuni di noi partivano, si andava a visitare le fiere, a visitare le città, certi quartieri più interessanti di altri, eccetera, e alcuni ragazzi o professionisti che lavoravano con noi da New York o da Shanghai ci inviavano dei DVD o dei CD. Noi lavoriamo, come si vede, molto con l'immagine, analizziamo. Ci inviavano questi DVD che impiegavano solo il DVD, non so, 10 giorni ad arrivare, 15 giorni. Noi adesso naturalmente con il cloud e con diciamo ambienti come Dropbox o Evernote o Skype, eccetera, siamo in grado di condividere gli stessi materiali nello stesso momento con il ragazzo che sta di fianco e il ragazzo che sta a Shanghai, nello stesso identico momento. E questo è stato per noi rivoluzionario.
ha comportato un abbattimento dei nostri costi di produzione del 90% quasi, e naturalmente purtroppo anche un abbattimento dei fatturati quasi paragonabile. Ma tuttavia diciamo che il risultato è naturalmente molto migliorato, e direi che complessivamente la qualità di quello che oggi riusciamo a produrre è molto superiore, e in tempi naturalmente che non sono quasi paragonabili. Ok, sì, grazie, era una nota metodologica. Allora adesso faccio un'altra, diciamo, breve tornata, diciamo, prima della chiusura. Partirei con un video un po' particolare, questo è ovviamente è per tutti, ma la domanda poi è per te, Mario. Il tema su cui, diciamo, Carlo e Dalia, proprio adesso mi devo abituare a mettere un cartello grande così, scusami, è l'innovazione dal basso. Allora, in India... E ho avuto l'occasione, diciamo, di verificare come viene fatta la diffusione dell'innovazione a livello micro, diciamo, sul territorio. E dei funzionari, diciamo, del Ministero dell'Innovazione girano per i paesi poveri, molto nella periferia, andando a vedere cosa fanno i bambini o gli adulti, inventandosi accrocchi e meccanismi che servono a migliorare la qualità della vita del giorno. Periodicamente questi, diciamo, inventori vengono premiati. Io ho una chiavetta con su più di 100 di questi progetti, ne vediamo due, volevo farteli vedere. Il tema è sostanzialmente l'innovazione dal basso, quindi un parere, per introdurre però tutto il tema, diciamo, dell'economia circolare e, diciamo, della green economy. E poi la domanda che ti anticipo già adesso è: ma quanto poi sotto il tema della responsabilità sociale d'impresa molti si puliscono i cosiddetti panni sporchi in Arno e poi ci si rifà, diciamo, il look? Quindi un tuo parere su questo, diciamo, movimento, diciamo, tra virgolette. Allora vediamo il piccolo video. Per dire, questo signore si è inventato un accrocchio che serve per scalare, diciamo, gli alberi più velocemente, aumentare la produzione e quindi aumentare i fatturati in tempo molto veloce. Quindi una piccola Lean Toyota al processo di raccolta delle noci di cocco. E poi te ne faccio vedere un altro, che è quello che a me piace di più. Quello successivo, se non sbaglio, è della ragazza che ha vinto il premio, cui ho assistito alla premiazione, che mi ha commosso. ഇത് വളരെ ലളിതം ഇത് ആകർഷകമായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമല്ല പക്ഷേ അച്ഛന്റെ കറണ്ട് ബിൽ കുറയ്ക്കുന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയടിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് മൈ ടെക്നോളജി. Ecco, mi piace da matti questa frase, no? My technology, questa è la mia tecnologia, è quello che riesco a fare. Ecco, allora la domanda era un tuo parere su questo mondo, insomma, dell'economia circolare, la sostenibilità, il pulirsi i panni sporchi in casa, responsabilità sociale d'impresa. Ecco, qual è il tuo parere su questo che abbiamo intorno? Prima, questo è un caso interessante, ma ce ne sono tantissimi. Io stesso con uno dei tanti cappelli che porto, purtroppo non riesco a fare più di meno di 4-5 cose alla volta, organizzo ogni anno un concorso di questo tipo. Prima l'ho fatto 5 anni fa sulla proprietà energetica, poi l'abbiamo fatto sulla produttività in agricoltura, l'anno scorso l'abbiamo fatto sulla microfinanza, e lanciamo un bando a livello internazionale, raccogliamo le idee dal basso, appunto. Queste poi vengono selezionate dagli utenti stessi, perché le votazioni vengono fatte tutte online,
e il vincitore poi riceve un finanziamento per poter avviare l'iniziativa imprenditoriale di cui ha vinto, di cui ha che ha proposto e che ha vinto il progetto. Vengono fuori tantissimi idee interessanti, dei sistemi di depurazione delle acque, per esempio, da installare sui tetti delle auto, delle case, dei condomini nelle grandi città dei paesi in via di sviluppo, piuttosto che un sistema di condivisione di questi impianti solari off-grid attraverso il telefono, perché tu paghi attraverso il telefono soltanto i minuti esatti che utilizza l'energia, piuttosto che altre idee di questo tipo che in questi anni abbiamo visto emergere e diventare in molti casi impresa. Per cui se ci fosse qualcuno, per esempio delle grandi aziende, che vogliono poi sostenere questi progetti, avrebbero il duplice beneficio, da un lato di creare innovazione, idee che si rivelano estremamente utili poi per la sostenibilità, ma dall'altro di creare anche sviluppo e occupazione, perché questi ragazzi potrebbero nei loro paesi realizzare dei progetti che in molti casi sono piuttosto semplici come abbiamo visto, ma in altri casi sono anche sofisticati e comunque hanno una dimensione per quelle località che sono estremamente interessanti. Uno dei progetti che aveva vinto, per esempio, riguardava le cookstove, queste stufe che si usano in Africa per cucinare, che riduceva il costo di fabbricazione, perché usava di materiali riciclati, da circa 6 dollari, 5-6 dollari, che è il prezzo a cui si pagano oggi, a un dollaro. Impatto pazzesco di una cosa di questo tipo, perché quella differenza, quei 5 dollari per quelle popolazioni, sono una grande quantità di denaro, non una piccola quantità di denaro. Ecco, questo è un movimento che un po' è sostenuto dalla Banca Mondiale, sostenuto dalle Nazioni Unite, ci sono degli organismi internazionali che lo fanno, ma si potrebbe fare molto di più per stimolare l'innovazione dal basso, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Da noi è un po' diverso, perché abbiamo appunto gli incubatori, gli acceleratori, abbiamo tante cose che si occupano di questo. Laggiù questo è meno facile e servirebbe invece un supporto. Questo mi collega all'altra domanda. Cosa vuol dire oggi corporate social responsibility e attività delle imprese verso la sostenibilità? Ecco, secondo me non vuol dire più comunicazione, non vuol dire più quello che tu chiamavi greenwashing o comunque sì, un modo per far vedere che si fa qualcosa e pulirsi la coscienza. Credo che oggi questo stia diventando invece progetti sul campo. Tantissime grandi aziende vanno in Africa, vanno in Asia, vanno in America Latina e realizzano progetti che hanno questo si chiama doppio o triplo dividendo, cioè questa capacità di generare innovazione, di generare sostenibilità e di generare occupazione e sviluppo allo stesso tempo. E ci sono tanti progetti interessanti, forse uno dei più carini è quello di Zuckerberg, che si chiama Eagle, questi droni che portano internet nei villaggi africani, bastano lì un paio d'ore, poi si spostano un altro villaggio, ma loro sono abituati ad avere energia elettrica solo un numero di ore limitato al giorno, e quindi avere internet in quell'ora limitata al giorno gli cambia la vita perché gli dà delle possibilità anche di sviluppo economico che altrimenti non avrebbero. Progetti sul campo di questo tipo sono la vera strada verso la sostenibilità. Ecco un dettaglio sul brand di questo progetto indiano che mi ha colpito, che il simbolo è una scala. Ma mentre la scala nostra occidentale è la scala Pioli, che di solito viene usata per aspirare a salire e quindi a crescere, lì è messa in orizzontale questa scala, perché il concetto dei pioli di legno è quello che poi gli altri bambini delle altre comunità ne facciano tesoro, quindi è messa in orizzontale per connettere tra virgolette queste idee tra un piccolo paesino e l'altro. Ok, allora ho un'altra riflessione da fare per Massimo, presa da una intervista che avevo preso su una rivista del vostro presidente tedesco, e diceva: quando abbiamo messo a punto la nostra strategy 2025 abbiamo tenuto conto della cornice in cui operiamo, e ti cito questa frase per la capacità di sintesi. Dice tre cose che sono centrali su cui ti chiedevo un commento, e quindi le cose su cui operiamo: urbanizzazione, digitalizzazione e sostenibilità, anticipando le risposte ai megatrend che caratterizzano l'evoluzione. Ecco, cosa vuol dire vivere in Audi questo? Ma dunque, sì, questi sono i megatrend, sì, che stiamo interpretando. La strategia a cui fa riferimento è quella con un orizzonte 2025, è un processo che è iniziato qualche anno fa e che vede trasformare l'azienda proprio per rispondere a
alle domande che vengono da questi appunto megatrend, quindi l'urbanizzazione, le megametropoli piuttosto che la digitalizzazione e l'elettrificazione. Sicuramente questa è la nostra ricetta di una mobilità sostenibile, ma l'approccio viene da sé, un approccio olistico, da qui poi non l'abbiamo ancora fatto, non abbiamo ancora spiegato perché ci siamo abbracciati in questo evento, ed è quello che condividiamo un po' con la visione di Norbert e di Paolo su CARES, proprio questo approccio multidisciplinare e ampio che vada appunto a leggere sostenibilità sotto ogni aspetto, no? Quindi un approccio olistico. Quindi noi, seguendo questi drivers, sviluppiamo tecnologia propria delle vetture e tecnologia infrastrutturale a volte invisibile, utile per poter appunto abbattere considerevolmente l'impatto appunto ambientale, l'impatto di CO2. Attualmente le nostre soluzioni si sviluppano e partono dal prodotto che ovviamente è centrale nel nostro quotidiano, e quindi ad oggi ogni modello che noi introduciamo riceve dei miglioramenti in termini di efficienza data da una riduzione di, prima parlavamo di togliere, ecco, noi una delle nostre diciamo tattiche per raggiungere una maggiore efficienza è quella della riduzione dei consumi grazie all'utilizzo di materiali autoresistenziali molto leggeri, ultraleggeri. Un esempio tra tutti, la Q7 a cui facevamo riferimento prima, abbiamo visto nel video, nell'ultima generazione ha beneficiato di un decremento di peso di 325 kg, quindi un'importante efficienza sotto un profilo appunto di pesi, che si traduce su consumi ovviamente ridotti fino al 20%. Il nostro approccio è quello appunto di al succedersi di nuove generazioni andare su questi due parametri, no? Sul peso e sui consumi, quindi sullo sviluppo di motori ovviamente sempre più efficienti che ci consentono appunto abbattimenti importanti. Ma questo è oggi. Guardando il futuro, vediamo ovviamente l'elettrico, lo vediamo con un approccio anche qui a 360 gradi, quindi con un ciclo non locale ma un ciclo completo a zero impatti. E già l'anno prossimo introdurremo la prima vettura totalmente elettrica, arriviamo un po' dopo qualche player, ma arriviamo molto convinti, arriviamo con un modello che è in linea con l'ossessione per la perfezione tecnologica Audi, che sarà un SUV in grado di avere un'autonomia che poi è l'elemento critico delle vetture a propulsione alternativa di 500 km, con prestazioni assolutamente in linea con le performance Audi. Ecco, questo è il primo passo. Vediamo in un orizzonte ancora di più lungo periodo l'introduzione di veicoli a idrogeno che hanno un'efficienza energetica ancora superiore, ma è interessante sapere che già oggi riusciamo a sviluppare delle efficienze con dei combustibili alternativi, quale il metano, fino all'80%. Noi in Germania produciamo del gas a bassissimo impatto, con una riduzione di emissioni di CO2 pari all'80%, lo sviluppiamo attraverso un processo di elettrolisi, quindi è il gas così definito, quindi gas metano artificiale, e questo lo mettiamo nel sistema. Quindi quando un nostro cliente acquista vetture dotate di propulsione a metano, la 4 piuttosto che la 5 o la 3, durante il suo uso noi immettiamo nel sistema lo stesso quantitativo stimato di quanto viene consumato realmente dal nostro cliente, e quindi questo consente di ribilanciare le emissioni complessive, ridurle fino all'80%, quindi qualcosa che già esiste oggi. Domani, come dicevamo, andremo sull'elettrificazione, ma è importante anche lì andare alla fonte, perché fin quando, certo, l'emissione locale appunto è zero ma non c'è la decarbonizzazione, non si va da nessuna parte, ci stiamo prendendo in giro. Grazie, prego, vai.
piccolo commento e anche un ringraziamento. Audi ha capito che il tema non è solo quello del prodotto, è soprattutto quello del capitale umano, cioè se non hai le persone, i manager che sanno gestire questa transizione nel campo dei trasporti, ma in tutti i campi verso un'economia a zero emissioni di carbonio, non vai molto in là. Quindi formare le persone, e quindi torniamo al tema della scuola, come si lavora nella scuola, è cruciale. Ma soprattutto, in modo specifico, digitalizzazione e decarbonizzazione sono due fattori che si legano indissolubilmente e hanno bisogno di competenze nuove. Il ringraziamento viene dal fatto che partiamo a settembre col primo corso di laurea in digital management, per poterlo aprire anche a chi ha meno capacità economiche, perché costa. Audi ha messo a disposizione delle borse di studio, di cui ringrazio. Bene, questo è grazie. Beh, un applauso anche per ovviamente. Grazie. Grazie. Allora, ancora due domande veloci, quindi a Dini e al nostro maestro, e poi una provocazione finale. Allora, per Luca la riflessione su cui volevo portarti era il connessi ma non uguali. Ho letto un articolo su Internazionale che mi aveva colpito, la cui sintesi è, te lo leggo, il divario digitale non separa più chi è connesso e chi non lo è, ma chi può permettersi di sfuggire alla brama di dati della Silicon Valley e chi è troppo povero per resistere a Google e Facebook. E quindi apre un tema, insomma, abbastanza aperto. Su questo qual è il tuo parere? Ma Google, Facebook, soprattutto i social media, è vero che c'è una divisione, però secondo me è un po' un luogo comune tra i cosiddetti influencer, che sono quelli che possono teoricamente avere le loro informazioni da fonti qualificate, e i follower o schiavi digitali, chiamali come vuoi, le persone che si limitano a recepire acriticamente, retweetare, rilanciare, magari aggiungendoci un po' di telefono senza fili o di rabbia, di livore in più, e quindi sarebbero preda di dei cattivi digitali che possono diffondere o notizie false o cattiveria sostanzialmente. Io però, ricollegandomi al discorso dell'innovazione dal basso, credo che questa cosa stia cambiando o abbia il potenziale per cambiare. Prima sentivamo parlare di business della green economy. Il business, secondo me, se invece di fare scarichi nocivi fa cose buone e pulite, è un buon business, quindi non vedo contraddizione. È la stessa cosa. Stamattina poi sentivo parlare di, si parlava di strade pulite, sostenibili, l'agricoltura, e venivano definite scelte controcorrente. Non sono controcorrente, perché la corrente dal basso è verso questa direzione, e secondo me anche nel mondo della comunicazione e delle interazioni digitali stiamo andando, credo che ci sia un giro di boa sostanzialmente. Mi riferisco soprattutto al mio mondo, cioè alla comunicazione. Uno dei grandi luoghi comuni, secondo me, è quando si sente dire che il mondo digitale, l'interazione digitale, hanno rovinato la comunicazione o hanno peggiorato il livello della comunicazione. A parte che io vi potrei citare alcuni mostri sacri del giornalismo che non leggerebbero oggi a un fact-checking proprio basilare, ma per mia esperienza vi posso dire che mi ricordo nei tempi in cui io lavoravo a New York e non c'era ancora, cioè internet era strumento di pochi, e io vedevo firme piuttosto illustri lavorare tutti i giorni di copia e incolla, plagio e invenzione, prendendo i pezzi del New York Times, che tanto non esisteva, cioè nessuno accedeva al sito del New York Times, e quindi le cose non si sapevano, non erano migliori, erano decisamente peggiori. Oggi che cosa succede? Succede che è vero che ci sono tante persone che prendono le informazioni da Facebook, è vero anche che ci sono più laureati che credono alle scie chimiche, però ci sono anche tante persone dal basso che possono fungere da diciamo controllo critico. Ci sono purtroppo ancora oggi illustri colleghi che inventano cose, plagiano eccetera, però vengono beccati. Poi vabbè, c'è un dettaglio tutto proprio del nostro mondo editoriale, che vengono beccati e i direttori e gli editori non gli fanno niente. Cambierà anche questo, credo. Però diciamo che secondo me la situazione migliorerà ancora. Vi faccio un esempio. Oggi stamattina ho visto un tweet di uno sciagurato che è un collaboratore, è un giornalista piuttosto importante negli Stati Uniti, che collabora con diverse testate importanti,
come sapete ieri sera c'è stato attentato a Manchester, al concerto di Ariana Grande, 22-23 ragazzi morti e non so quanti feriti, e lui ha fatto un po', cioè si sapeva già che c'erano diversi morti, ha fatto un tweet ironico sul fatto che si può morire anche semplicemente ascoltando Ariana Grande. È stato massacrato. Io penso molto francamente che da domani questo signore non lavorerà. Non so se è una decarbonizzazione, però dal mio punto di vista sì. Certo, 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 è vero. Allora, mi dicono dalla regia che si avvicina allo show cooking e quindi devo in pratica, diciamo, chiudere. Allora chiudo con una provocazione, che è questa. Allora, vi faccio vedere, soprattutto a te, caro maestro chef, un video, parlando delle, diciamo, notizie false che si trovano poi in rete, insomma, una cosa un po' divertente. Di Murphy, come sapete, agisce before we walk, far andare a cucinare. Vediamo di farlo direttamente da qua. Comunque lo anticipo, cos'era questo video, magari l'avete già visto, poi così facciamo il commento a voce. È il video di come si fa l'insalata in Cina. L'avete visto? Qualcuno di voi l'ha mai visto? Allora vediamo, perché qui c'erano purtroppo problemi di rete, ma non lo legge. Vabbè, comunque intanto ti faccio la domanda, che era la chimica, perché non riesce a leggerlo stranamente, abbiamo qualche problema tecnico. E, diciamo, la chimica in cucina. Questo è un video che fa vedere come si può produrre artificialmente, quindi con delle manipolazioni, diciamo, chimiche, semplicemente un'insalata che poi al vederla e al mangiarla è identica sostanzialmente alla nostra. Quindi la domanda è il tuo parere sulla chimica in cucina. Parlo anche di questo perché mi sono letto il libro di Paolini, l'ultimo, diciamo, che è uscito, che insomma si mette un po' a ragionare anche su tutto il mondo, diciamo, televisivo della cucina in un modo un po' polemico. Ecco, un tuo parere su questa situazione, poi io provo a vedere se riesco e poi, diciamo, vi lascio. Ma innanzitutto sul mondo della cucina nella televisione, per me il mondo della televisione e il mondo della cucina sono due mondi diversi. Cioè il cuoco di televisione c'entra, che fa proprio di mestiere il cuoco di televisione, c'entra poco con il cuoco che sta in cucina. Io penso che chimica, abbiamo visto tutto il sviluppo che c'era con Adrien Ferrat, che lì praticamente si parlava di questa cucina molecolare, e lì abbiamo già fatto dei passi che all'inizio per me era un po' deludente, perché praticamente la materia prima non contava più, perché lì veniva presa la materia prima, veniva disfatta e veniva proprio messa in seconda fila. Penso che oggi stiamo tornando su veramente valorizzare la materia prima, e questo è il bello, perché partiamo proprio dalla natura, e spero che questo trend va avanti. Come tutto, anche questo mondo, che oggi ci sono circa 30-35 programmi televisivi di cucina al giorno in televisione, cioè io, per me diventa troppo, diventa anche una parte negativa, per quello noi oggi vediamo soprattutto nelle nostre cucine arrivare dei ragazzini che ti arrivano con dei curriculum lunghi 2 chilometri, che dici: Cristo, ma questo qui ha inventato proprio la cucina nuova. E non sanno fare niente, questo è il problema, perché fanno stage da uno, stage dall'altro e stage da questo. Il problema è che oggi manca la base, manca spesso la base, poi ovviamente anche una parte un po' che si deve vedere un po' in una maniera diversa è che non vengono più chieste delle cose. Cioè oggi, piuttosto che qualcuno ti chiede qualcosa, ma come si fa questa cosa qua? Si girano, tirano fuori il telefono e vanno sul web a vedere. Per quello spesso, volentieri, le cose non vengono più messe in discussione così come dovrebbe essere. È solo quando tu metti delle cose in discussione, sbagli e fai veramente delle cose, riprovi ancora, capisci. Quello che stiamo cercando noi di fare proprio
è un lavoro molto 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 complesso, perché lì già solo un riso che magari a Milano ha una cottura fantastica, in Valbadia non ti funziona più, perché c'è la struttura diversa, c'è l'acqua diversa, c'è l'altitudine che è diversa, per quello è una cosa molto molto complessa, e questo qui spesso e volentieri non viene più visto. La chimica in cucina sappiamo tutti quanti quanto, ecco, è... l'ho trovato il video, quindi chiedo alla regia se mi dà il switch, okay. Così ci puoi parlare sopra, così è perfetto, lo metto dalla metà, diciamo, per chiudere. Sì, infatti mi ha molto colpito, fra il resto una di queste l'ho anche assaggiate. No, la chimica in cucina oggi è anche un grande problema, per quello che... Allora... Questa è la seconda parte del video che ho abbreviato. Adesso guarda cosa succede. まず白い部分ですね。レタスとかキャベツとか真ん中に芯があると思いますので、白い部分を入れていきます。で、こうやって丸めていきますね。ここ形ですね。まだですよ。まだですよ。ここからですよ。まだありますよ。で、2枚目切った方も巻いていきます。で、こうすることによってたくさん層ができますからね。 A me fa impressione, voilà. Vederlo. Esatto, infatti lo lascio, lo fermo qua. Ecco, voilà, diciamo che fa impressione. Ma vediamo che in Germania hanno fatto delle analisi del prosciutto. Su 10 prosciutti, perché l'ha fatto proprio la Stiftung Warentest che fa questi test, su 10 prosciutti 7 erano incolati, c'erano dei pezzi di carne che chimicamente vengono messi insieme e poi vengono venduti come prosciutto. Cioè, dobbiamo fare secondo me molta attenzione. Io, secondo me, è una cosa molto molto bella se riusciamo a ritrasmettere delle emozioni, cioè probabilmente a far capire alla gente, e questo è un grande lavoro che stiamo facendo, che vogliamo fare, come ho detto prima, proprio di dare dei visi a dei prodotti, cioè una faccia al prodotto, perché così è bello, perché lì vedi, capisci la problematica, capisci perché certe cose vengono fatte, e vedi anche lo sforzo che dai produttori viene fatto. Per quello io vorrei fare quella strada lì, cioè io non vorrei fare la strada troppo digitale, troppo sulla chimica. Io proprio negli ultimi anni ho rifatto la strada delle emozioni, e questo è anche una grande cosa, che anche con una macchina per me è emozione. Poi se hai una macchina di oggi con tutta la tecnologia, oppure se c'è una macchina d'epoca, che naturalmente è un'altra cosa, perché ci ricorda anche un po' di quando eravamo giovani, che si poteva ancora lavorare un po' sul motore, per quello queste qui sono delle emozioni. E questo secondo me c'è un grande futuro. Ovviamente ci sarà sempre la parte tecnologica, però alla fine più vai su di anni, più magari hai visto delle cose, più sei stato in giro per il mondo, più torni su quelle cose, su dei valori veri, su dei prodotti veri, e soprattutto anche su delle espressioni veri. E io penso anche che soprattutto con la televisione si deve fare un po' di attenzione, per quello ho detto prima che sono due mestieri. È anche una forma di rispetto, perché come noi non siamo a Milano, siamo in una posizione abbastanza lontana da Milano, e se un cliente viene da noi, noi dovremmo anche rispettarlo, essere presenti al ristorante, cioè non che siamo in giro per il mondo. Anch'io giro tanto, però noi abbiamo la possibilità, perché avendo le stagioni praticamente sempre in mezzo del tempo libero, così noi cerchiamo di viaggiare in quel periodo lì. Però penso che dipende da noi dove andiamo, dipende solo da noi cosa facciamo, e dipende da noi. Se noi pigliamo per il cosiddetto i clienti, prima o poi non ci passano più. E questo secondo me è un po' in tutto, per quello oggi vendere aria è molto difficile. Cioè vai fino a un certo punto anche con una grandissima comunicazione, vai fino a un certo punto, però quando il giochetto ti salta e lì poi sei veramente fuori. Per quello penso che
fare una cosa pulita molto interessante, soprattutto per il futuro e soprattutto per le prossime generazioni, per quello stiamo facendo questo lavoro qua. E questo è il vero significato della parola sostenibile, che non l'abbiamo mai detto, e quindi è garantire un mondo perlomeno pari a quello che avevamo avuto noi alle generazioni future. Questo è il vero concetto di sostenibile. Bene, allora i tempi stringono, mi dicono che bisogna andare al Ravesi alle ore 17, quindi siamo, diciamo, al pelo dello show cooking. Signori, un applauso a questi personaggi perché sono veramente grandi. Grazie a tutti.